Lei vorrei sapere chi è, perché l'ho vista tante volte in televisione, a volte da poliziotto, a volte da altre cose, ultimamente pure da onorevole. Voglio sapere come si farà poi da onorevole a poliziotto, com'è la situazione. Ma lei soprattutto chi è e che ci fa qui ad Ariano Film Festival? Allora, io sono Pino Amendola, attore, regista e tanto altro. E sono qui all'Ariano Film Festival con grande gioia, perché quest'anno, tra le altre cose, fuori concorso, abbiamo presentato il mio ultimo film, scritto e diretto insieme con Rosario Montesanti e da me interpretato, che si chiama Anima. Che cos'è Anima? Anima è la storia di un onorevole che muore e va in un inferno laico, si ritrova sull'aereo di Casablanca, del film Casablanca, dove due steward molto curiosi lo costringono a vedere nei monitor che sono dietro ai sedili dell'aereo le conseguenze di azioni che lui ritiene veniali, perché lui si considera una persona per bene, però queste azioni, per sua disattenzione, per suo egoismo, hanno condizionato la vita di molti altri. Scapperà da questo inferno e si troverà in quello che è una sorta di paradiso laico, dove le persone che si sono comportate in maniera empatica, che si sono comportate bene, rivivono i momenti felici della propria vita, si addormentano, li dimenticano e continuano a riviverli. E lì vedrà sua madre e suo padre con un bambino di 8 anni e poi il resto è da scoprire vedendo il film. Perché la gente deve... Ecco, come dicono tutti che c'è un po' di calo di pubblico nelle sale cinematografiche, che cosa possiamo fare, che cosa ci dobbiamo inventare per portare la gente al cinema? E purtroppo è un meccanismo collegato alla distribuzione. La distribuzione segue dei parametri molto commerciali e quindi appena si fa un film, e nella fattispecie come questo mio, un po' fuori della norma, che non sia né da ridere né drammatico, e diciamo è un film, io ho cercato di fare un film vecchia maniera, dove ci sono dei contenuti, dove si sorride, però poi si va via portandosi qualche cosa, pensando un po'. Chiaramente è un film che può sembrare indigesto perché tocca degli argomenti come la politica. Ma la politica è attuale o la politica è cambiata talmente tanto? Visto che comunque la tua parte di onorevole era una parte di onorevole morto, deceduto, quindi puoi fare tutto dall'aldilà. Sì, no, diciamo che non è un film sulla politica il mio, è un film sulla coscienza individuale. È chiaro che se io faccio il politico, a posto di guidare una bicicletta come ognuno di noi, sto portando un aereo carico di persone e quindi devo stare estremamente più attento. Ecco, il politico ha una responsabilità etica molto più forte del cittadino. E il racconto è su questo, di come noi siamo responsabili delle nostre azioni e invece viviamo in un tempo, in una società che ci deresponsabilizza. Qualsiasi cosa succede non è colpa nostra, è colpa di qualcun altro, le condizioni. Invece bisognerebbe riflettere sulle nostre azioni, perché ogni gesto che facciamo influisce sulla vita degli altri. Allora, come ti sembra Ariano Film Festival? Anche, vabbè, capisco che sei fuori concorso, però... Ma io sono felicissimo di essere qui, come ho già detto prima, perché sono legato... Tanto ci siamo visti anche l'anno scorso, sì. Sono legato a queste terre perché in qualche modo... mi ricordano mio padre, che durante la guerra da ragazzino fu sfollato qui in questa zona, quindi ci portava da ragazzini a conoscere questo luogo della sua infanzia. E poi l'idea che al sud viva un festival cinematografico di questa portata, che ogni anno diventa più forte, più internazionale, è motivo di grandissimo orgoglio per me, perché noi abbiamo insegnato al mondo a fare il cinema e purtroppo certe volte dobbiamo subire le cinematografie degli altri, che sono diventate estremamente più forti perché c'è un'attenzione politica negli altri paesi che non ci abbiamo nel nostro. Quindi viva l'Ariano Film Festival, viva il Sud che ancora ha questa forza di pensare alla cultura. No, siccome tutti dicono che il Sud va morendo, quindi... No, questo è segno di vitalità, di resistenza, di grande forza, quindi... Allora, un'ultima cosa, cosa stai preparando, cosa c'hai in pentola, programmi futuri, televisione, teatro, allora, cinema? Teatro farò all'Auditorium, al Parco della Musica di Roma, questo mio spettacolo su Mercedes Sosa che si chiama Todo Cambia, viaggio intimo con Mercedes Sosa, di cui sono autore e regista. Poi ho un po' di commedie mie in giro,
una commedia che arriva anche quest'anno a Praga, una mia vecchia commedia, e poi un'altra commedia che va al Teatro Manzoni di Roma, insomma, molto teatro soprattutto come autore. E poi andrà in televisione una serie che ho doppiato, di cui sono adattatore e direttore, che si chiama Femme, che è una cosa molto, molto carina, una cosa sui generis americana, una serie molto interessante. Non sei parte, sei solo voce? No, sono direttore del doppiaggio e autore della serie. Esatto, non sei protagonista, però sei in realtà un protagonista, perché molto spesso i doppiatori italiani in modo particolare sono quelli che danno maggior valore agli attori di altri paesi. Lo sappiamo fare molto bene. Qualche volta forse in qualche film di grande qualità può essere rovinato dal doppiaggio, ma sicuramente qualche film di qualità minore viene esaltato da un buon doppiaggio. Io tra i tanti doppiatori ricordo sempre un certo Cucciolla. Prego? Cucciolla. Ah, beh, Cucciolla. Ma Cucciolla è stato un grandissimo attore e, come sempre succede ai grandi attori, un grande doppiatore. Giannini è un doppiatore straordinario, Proietti è un doppiatore straordinario, Adalberto Maria Merli, ma ce ne sono tantissimi. Perché a me non piace parlare di doppiatori, ma mi piace parlare di attori impegnati nel doppiaggio. Noi facciamo il mestiere di raccontare e si racconta attraverso tutti i modi, la radio, la televisione, il cinema, il doppiaggio. Allora, io ho sempre una curiosità: come si fa a piangere, come si fa a ridere, come si fa a urlare quando si fa doppiaggio? Beh, allo stesso modo di come si fa in teatro, di come si fa al cinema, di come si fa in televisione. Al doppiaggio però è stato già fatto, quindi devi essere così umile da mettere la tua voce, una parte di te, una parte importante di te, al servizio di un altro che spesso ha fatto molto molto bene, e quindi devi cercare di imitarlo, però traducendo. Diciamo che tradurre e tradire hanno la stessa matrice. Il doppiaggio è un tradimento, però un tradimento che permette di comprendere nella nostra lingua certe cose altrimenti non ti arriverebbero. Bene, allora tanti auguri per la professione. Grazie. Ovviamente non posso dire però dico sempre applausi. Grazie. Successi ovviamente. Quindi e allora appuntamento al prossimo anno. Appuntamento all'ottava edizione. Ciao ciao.